giorno ho smesso di vivere. È inutile negarlo. Baxter lo detestava. Credo che fosse abbastanza reciproco. Certo, Ronan non andava tanto per il sottile. Ma non è che Baxter sia un agnellino. Già, ma... non credi che l'avrebbe... voglio dire, un collega... o chiunque altro? A furia di fare questo lavoro, non mi sorprendo più di niente. La gente è capace di tutto. Dove sono? Non è giusto. Senti, non so se posso fare qualcosa, ma forse ti serve una mano? Io non so perché sono qui. Oh, dove sono? Non mi ricordo niente. Che mi succede? Mi dispiace dirtelo, ma se sei qui vuol dire che sei morta. Lo sapevo. Sono nella tua stessa situazione. Ero un investigatore. Fammi dare un'occhiata in giro. Magari posso aiutarti a scoprire cosa è successo. Non so nemmeno da dove cominciare. Non ti ricordi proprio nulla? Un particolare? Niente. Qualche volta basta un dettaglio insignificante. Mi ricordo che c'era un mucchio di gente e una barca a remi. Erano tutti terrorizzati e continuo a vedere un nome. Monoset. È un inizio. Vediamo cosa scopro. Sembra una specie di commemorazione. Scommetto che ci sono altri indizi qui intorno. Forse mi aiuteranno a capirci qualcosa. Quando fuggiamo via, ci serve un rifugio. Un posto dove niente può toccarci. Ma non si scappa dalle domande. Quelle ti seguono ovunque. Sarà. Non avevo trovato un indizio sulla chiesa nell'appartamento. Ma certo, cara, la chiesa aiuta sempre i bisognosi. C'è una vecchia mansarda dove puoi restare. Quanto vuoi. Vive in mansarda? Meglio che vada a controllare.
mansarda deve essere per di qua. Ciao gatto, vai via! La reazione funziona. Non voglio fare la difficile, ma insomma, le sembra un centro tavola questo. Non so, Angel. Brian è adorabile. Mi sono un po' preoccupata per la sua famiglia. Sua madre sembra ora. L'ho trovata finalmente. Perché non trovo mai le chiavi quando devo uscire? Come scopro quello che sa? Subito! Te lo giuro su Dio, se ti azzardi a possedermi di nuovo, io ti... Non me ne frega niente delle tue questioni in sospeso. Aspetta. Hai capito? Sto cercando il mio assassino, ok? Lo stesso che ha cercato di attaccarti un'ora fa. E se... Un minuto. Puoi vedermi e sentirmi? Merda. Ma sei una medium. Beh, sono o no il più fortunato del mondo? Ho trovato l'aiutante perfetta. Ma perché quelli come te ce l'hanno con la mia famiglia? Aiutare i poliziotti a fare il loro mestiere non è un privilegio. È una trappola. Non sei un informatore, né un collega, né un amico. Non ti devo niente. Semmai tu devi qualcosa a me. Sì, sì, capito. Sei tosta. Ok, ma non più di lui. Hai visto cosa può fare? Sta cercando te o qualcuno a te caro. Chiunque sia, è fortunato a essere ancora in vita. So quello che faccio e tu puoi aiutarmi a fermarlo. Devi solo rispondere a delle domande. Senti, mi dispiace. Quello che è successo è orribile. Ed è
Vero. Che mi hai salvato. Cosa vuoi sapere? Sono morto per inseguire quello stronzo a casa tua. Sai perché ti stesse cercando? Quel maniaco cercava mia madre. Non me. Non sono nessuno. Sono invisibile. Io e mia madre abbiamo fatto di tutto perché le cose restassero così. In che senso cercava tua madre? Cosa vuoi dire? Io e lei siamo uguali. Ma lei è riuscita a trasformare il suo dono in un lavoro rispettabile. Quindi, secondo me, era lei il bersaglio. Ma dov'è tua madre? È morta. Credo. Non è mai scomparsa senza dirmi niente prima, mai. Non so dove sia. Ma sono sicura che c'entra il killer della campana. Il fatto che sia venuto da me stanotte lo prova. Se l'ha uccisa, perché è tornato a casa sua? Non lo so. Senti, aspettarsi il peggio non aiuta nessuno. Hai già visto l'assassino prima di stanotte? Hai idea di chi sia? Voi sbirri siete così a corto di indizi che vuoi che io ti dica chi è l'assassino? Ora capisco perché vi serve aiuto. Non lo chiedo a tutti. Lo sto chiedendo alla testimone che ho appena salvato. Un lavoro rispettabile? Già, magari la conosci. Stava aiutando la polizia a ricostruire il profilo del killer della campana. Come medium. Scusa, non mi dice niente. Però ho trovato questo nella casa. Parla di un diario delle indagini. La calligrafia è la sua. Un diario. Se lavorava al caso, è probabile che vi abbia annotato tutto. Sarà alla centrale. Davvero? Ok, ok. Cosa ci facevi nell'appartamento? Ci vivo, Sherlock. Beh, ci vivevo. Mia madre è scomparsa da qualche giorno. Non la vedo spesso, ma prima d'ora non era mai sparita. Così nel nulla. Perché non vivi più là? Per via di quelli come te, sempre a chiedermi aiuto. Per poter parlare un'ultima volta con i loro cari. Risolvere le loro beghe. Voglio bene a mia madre, ma non posso stare nello stesso posto troppo a lungo senza che mi trovino. Anch'io non stavo molto a casa da piccolo. So bene che è dura. Non sei al sicuro da sola. Qualcuno deve proteggerti. Noi troviamo le persone scomparse. Ho trovato te e posso aiutarti con tua madre. Il tuo problema è il mio problema ora. Non se ne parla. Non fraintendermi, mi hai salvato la vita e te ne sono grata, ma i tuoi problemi sono i tuoi problemi. I miei sono i miei. Eccole. Buona fortuna, ne avrai bisogno. E buona morte. Aspetta un minuto. Non andare. Fermati un secondo, dai. Siamo dalla stessa parte. Se tua madre è coinvolta, dobbiamo lavorare insieme. Lavorare insieme? E che pensi di fare? Sei morto! Sto meglio da sola, lasciami in pace! Però sa qualcosa. Non posso lasciarla andare. Ci deve essere un'altra via d'uscita. Thank you.
torna qua! Già te ne vai, cara. Sì, mi dispiace. Torno presto, ma non mi aspetti, padre. Stai attenta là fuori. Là fuori è sempre più pericoloso per tutti quei nemici. Ma almeno qui siamo al sicuro. Non credo che un bastardo userebbe nascondo. E ora? Dannazione. Allora, dove è andata? Stazione di polizia, prendi il mio diario e non tornare. Certo. Sta andando alla stazione di polizia per rubare quel diario. Se spera di farcela. Sapevi che sua madre lavorava per la polizia? Bene, non dirmelo.
È ora di tornare alla centrale.